L'e-commerce è diventato una realtà che comincia ad avere dei numeri importanti anche per quanto riguarda il food. Non si comprano più solo viaggi e libri, ma si comincia a comprare, a fare la spesa online, anche perché ovviamente è comodo, è un servizio di grande comodità. Abbiamo provato a fare un'inchiesta sul campo, cioè come comuni consumatori su 17 siti abbiamo fatto una spesa. Quindi alimenti confezionati, alimenti freschi, surgelati, detergenti, cioè un carrello della spesa. E quindi abbiamo verificato se vi era i tempi di consegna, la corrispondenza con l'ordine, le temperature soprattutto. E abbiamo visto, insomma, che qualche problemino c'è, e come ce lo segnalavano anche le persone che spesso ci chiamano su questo tema. Quel punto veramente critico e che ha un risvolto chiaramente anche di sicurezza alimentare è quello delle temperature, dove abbiamo trovato soprattutto su surgelati delle temperature non adeguate. Nel caso delle pizze surgelate, ad esempio, moltissime, 22 su 38, erano con temperature superiori a meno 10, non va bene. Latte fresco a temperature di 13 gradi, non va bene. Si trovano ancora, e parecchio, etichette che parlano solo inglese, etichette che non dicono nulla, cioè non c'è la lista degli ingredienti, non c'è la tabella nutrizionale. C'è un lavoro forte da fare per rendere questo, che è un servizio interessante per le persone, sicuro e trasparente. Il sito web che si distingue per qualità è quello che riesce a riprodurre al meglio il cibo che si tocca, si guarda, si gira in tutte le sue parti, senza omettere assolutamente nulla riguardo l'etichettatura, la dichiarazione nutrizionale e tutto quello che deve essere presente in un alimento normalmente. Il sito può non essere quello che si spaccia come tale, perché molte volte si tratta di falsificazioni di siti che non hanno nulla a che vedere con quello che viene rappresentato. Quindi anche la responsabilità vuol dire capire se quel sito è ascrivibile a quel responsabile o a uno sconosciuto che noi non riusciamo a individuare. E questo vuol dire che nel nostro controllo occorre avere anche nozioni di ingegneria informatica o di informatica per arrivare dietro le quinte del sito internet che vende. Il cibo venduto sul web aumenta, cresce, un fenomeno sempre più importante, tra l'altro anche per prodotti freschi e deperibili. Vediamo che negli Stati Uniti sta aumentando per quanto riguarda anche i latticini e altri prodotti freschi, insomma tutti alimenti che possono rappresentare dei rischi aggiuntivi per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda la trasparenza, per quanto riguarda la tracciabilità. C'è un po' un combinato disposto tra quello che è l'aumento delle frodi alimentari, sia sanitarie che commerciali, e l'aumento del commercio online, quindi la sfida grande è avere una normativa che possa essere applicata e che si possano dare ai cibi online gli stessi standard di sicurezza, di igiene, di tracciabilità che hanno gli alimenti venduti per via convenzionale. L'e-commerce è un fattore importante del fare la spesa per gli europei. Con un incremento del 14% delle spese nel settore alimentare dal 2016 al 2017, è importante per questo fatto del garantire la sicurezza alimentare, la trasparenza, in un mercato che riguarda 28 paesi e che comunque è un mercato che è uno di quelli più importanti del mondo, anche come valore. Il nostro mercato è un mercato che sì, importa, ma esporta anche prodotti attraverso queste piattaforme. Abbiamo un nuovo regolamento che entrerà in vigore in dicembre, che armonizzerà ancora di più il livello dei controlli ufficiali nei 28 paesi, e 27 purtroppo fra poco, e che permetterà quindi di avere ancora più trasparenza e ancora più affidabilità e sicurezza. Permetterà alle autorità competenti infatti di interagire con le piattaforme di vendita online, fare controlli criptati e soprattutto sequestrare o intervenire per rimuovere prodotti non conformi. L'Unione Europea è il primo attore nel provvedere a informare i cittadini sui rischi che si possono correre, su quelle che sono le informazioni che devono esserci per chi compra, e quindi diciamo l'insieme di trasparenza e formazione e informazione sono i tre ingredienti principali di garantire quello che sarà poi il futuro del commercio dell'alimento sul web.